Quanta plastica finisce nei nostri fiumi e quali sono le conseguenze per la nostra salute e l'ambiente? Scienziati e cittadini in tutta Europa hanno unito le loro forze per trovare le risposte a queste domande. A intervalli regolari i cittadini di Sambuca Pistoiese raccolgono decine di campioni di acqua lungo le rive del fiume per verificarne il livello di inquinamento. Un'iniziativa che, oltre alla raccolta di dati, serve ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sull'argomento. Abbiamo tre tipi di osservazioni. Due fatte con dei reagenti chimici che misurano il contenuto di nitrati e fosfati. E un'altra è una analisi visiva che misura la torbidità dell'acqua. I volontari raccolgono e catalogano i rifiuti di plastica che attraverso i fiumi costituiscono una delle più comuni forme di inquinamento di mari e oceani. Altre fonti di inquinamento, come le acque reflue e gli scarti industriali, sono individuabili grazie all'analisi di varie componenti chimiche. Andiamo a misurare, insomma, a vedere i rifiuti che sono nella zona circostante e tutto viene riportato su questo foglio e anche nel sito web, tramite un'applicazione che troviamo, insomma, sul telefono. Le bottiglie con i campioni d'acqua finiscono poi in laboratorio, dove vengono sottoposte ad analisi termogravimetrica. L'acqua viene fatta passare attraverso un filtro di carta. Il filtro viene poi inserito in uno speciale macchinario che lo riscalda fino a 900 gradi Celsius. Mentre il filtro si riscalda, i vari composti si volatilizzano a diverse temperature. Il macchinario misura i cambiamenti nella massa del campione al variare della temperatura, individuando così le varie microplastiche presenti. Vogliamo identificare in modo tale da trovare, sviluppare dei metodi che ci permettano di ridurne la presenza, perché rappresentano un grande rischio per tutta la fauna e flora acquatica e quindi tutto l'ecosistema. Luisa sta riempiendo una cuvetta con acqua di mare, utilizzando una pipetta per aggiungere una soluzione di microplastiche. In alcune di queste cuvette inseriamo delle microparticelle di polistirene e vediamo gli effetti sull'interazione di queste microparticelle con la materia organica e cosa succede quando viene esposta alla luce, in modo da simulare una condizione il più naturale possibile di quello che può accadere sulla superficie dell'oceano dove c'è tanta radiazione solare. I cambiamenti molecolari all'interno di questo microcosmo sono misurati con una risonanza magnetica nucleare. Questo permette di comprendere meglio gli effetti delle microplastiche nei processi biologici e chimici sulla superficie marina. Quanto sappiamo degli effetti delle plastiche sul nostro ecosistema? C'è ancora molto da scoprire. Siamo solo all'inizio. Per ora stiamo quantificando il fenomeno. Non sappiamo dove finisce la maggior parte delle microplastiche e non sappiamo quali sono gli effetti sulla fauna. Sappiamo alcune cose, ma non abbiamo ancora un quadro generale dei processi biologici e chimici che avvengono nelle nostre acque.